Bellissimo, tra United, Vomezia e Sporting Club Palestrina ci troviamo con il direttore generale Pellitta alla mia sinistra, alla mia destra il tecnico Alessio Capraletti cominciamo per dovere di cronaca anche con il direttore generale Pellitta una bellissima partita, si poteva assistere oltre alla partita a un risultato anche diverso per voi nei, nei secondi finali scivolata proprio nell'ultimo tap-in che poteva essere vincente per voi ma è una partita che ci riconcilia col calcio a 5. Eh... Siamo venuti qua per giocarcela di fronte a una squadra forte, lo dimostra la classifica. La partita l'avete vista, chi era presente ha visto una grande partita fra due squadre che si possono lottare il passaggio in serie B. Pelletta non è a caso infatti anche la posizione di classifica che andate ad occupare nonostante che in Coppa sia arrivata la delusione per quell'uscita quell forse un po' inaspettata anche per voi. Ma le partite bisogna giocarle tutte, capita, capita, non sempre le partite vengono, eh, diciamo così, il viste nella stessa maniera, no? quindi può capitare la partita dove non tutti girano al, al 100%, però va bene uguale, Insomma, noi siamo, veniamo dalla C2, siamo una squadra che sta crescendo. E... Ecco, vi aspettavate però una, um, almeno un avvio di, di stagione in questa maniera? Noi rispettiamo tutti, questo è il, il nostro segreto e quindi noi ci aspettiamo che ogni partita sia una partita importante. Bene, per il momento grazie al direttore generale Pellittan, però lo invitiamo a non lasciare la nostra postazione. Mister, sapevate che questa squadra eh, vi avrebbe sicuramente pressato, forse un po' un avvio un po' impacciato da parte loro. Poi si sono cominciati a scoprire, ma voi vi aspettavate anche l'ottima vena realizzativa di Tellorco? No, no, le, li conosciamo, faccio. I miei complimenti, intanto buonasera a tutti, faccio i miei complimenti a, al Palestrina perché è veramente squadra giovane e con tanta, tanta, tanta qualità tanto carattere nonostante la giovane età, hanno, hanno qualche senior che comunque giustamente aiuta questi ragazzi e messa bene in campo veramente ha detto bene il direttore, bellissima partita ci riconcilia col calcio a 5 nonostante purtroppo abbiamo giocato all'esterno e comunque è un altro sport eh, sicuramente a un campo interno sarebbe stata ancora più bella però io ringrazio chi ci sta ospitando in questo momento che eh, veramente abbiamo un po' di difficoltà sia per allenarci che per fare le gare però complimenti allora, quindi ancora di più complimenti ai miei ragazzi. Perché Mister, una battuta con anche con il direttore generale se, a, rapidamente sulla risposta: se prima della partita avessi potuto togliere qualcuno all'avversario, chi avresti tolto rapidamente? Ah, sicuramente dell'Orco pellitta Ma io ho visto una squadra compatta, io l'avrei tolti tutti. <ride> non si può, però naturalmente, perché qualcuno avrebbe dovuto dovuto giocare. No, loro sono veramente squadra, una grande. Grande squadra compatti, bravi, bravi tutti. Allora, mister, invece continuiamo eh, non solo sulla partita: è arrivata però un piccolo passo falso in coppa, però, in virtù del fatto del punte... dei punteggi migliori e anche un altro requisito importante di aver realizzato tante reti, vi porta a poter disputare i quarti di finale. Sì, purtroppo, anzi, per fortuna, abbiamo perso una partita che non ci ha creato troppi danni. Partita stranissima come ogni tanto capita nel calcio a 5. Eh, sinceramente vincevamo, vinciamo 4-0 al primo tempo, siamo rientrati in campo, l'avversario ha adottato la tattica del portiere momento, noi l'abbiamo difesa bene, tant'è vero, abbiamo preso un gol ma ne abbiamo fatti tre perché siamo andati 7-1 e poi siamo andati in blackout. Purtroppo. O oh, per fortuna questo sport non puoi mai staccare la spina perché poi riattaccarla fai fatica. L'abbiamo ecco. visto anche oggi. Abbiamo come visto stacca? anche oggi come avete staccato, meglio stacca avete abbassato la concentrazione. Loro però sembravano sempre correre. Calcio d'inizio, hanno preso il gol. Calcio d'inizio, palla sola ci hanno fatto gol perché ci siamo addormentati tre secondi. Ma contro le squadre di futsal vero, squadre compatte che sanno giocare a questo sport, tre secondi servono per farti fare gol. Quindi sono stati bravi. Noi, un po' polli, dobbiamo migliorare su questo. Eh, su questo nostro limite, perché poi sono tante le partite ecco, che alla fine. Mister, ma in queste circostanze, che cosa ha più valore? una parolina dolce da parte del tecnico dolce tra virgolette o anche qualche consiglio dei ragazzi? No no sarebbe facile sarebbe ipocrita da parte mia che lì è l'allenatore la parolina dolce lì è la qualità dei giocatori se i giocatori hanno qualità morali prima ancora che tecniche e tattiche queste partite 50 e 50 le portano a casa quindi non è merito mio è solo merito dei miei ragazzi che al primo tempo hanno un po' discusso eh, però poi hanno trovato la quadra fra di loro uno spogliatoio e quindi sono bravi loro io sto in panchina quando c'è una scuola così fai i cambi e basta, quindi bravi. A freddezza, comunque, il mister Perlita in passato anche lei comunque è stato in, da quest'altra parte, adesso vive un po' le vicissitudini un po di questo Sporting Club Palestrina all'esterno. Quanta freddezza però bisogna avere anche all'esterno? Tanta, bisogna giudicare diversamente, è un altro modo di vedere la partita. Eh, l'allenatore la vive la e la vede in una maniera, noi da dirigenti da fuori la vediamo in un'altra maniera, un po' più distaccata e andando, eh, avere, dobbiamo avere una visione periferica anche nel futuro. Quindi dobbiamo guardare adesso e il futuro. Mentre l'allenatore ha bisogno della partita, è nel momento, lui vive il momento, noi viviamo il momento e quello dopo. Certo, sono esattamente. 20 e 20, ma con il tempo effettivo si può assistere a qualsiasi sì. situazione e soprattutto poi quando però arriva il triplice fischio, quanto co conta fare quel respiro di sollievo. Eh, conta tanto perché per noi, perché il risultato poi alla fine ti dà il senso del, del lavoro che stai facendo, no? Perché poi, poi certo dipende anche come viene il risultato, però il risultato secondo me alla fine di questo, ti dà il senso di quello che hai fatto il sabato, di quello che hai fatto lunedì durante gli allenamenti e lì devi valutare tutto. Bene, grazie caloroso a Pellitta per la, essere venuto qui alla nostra postazione, mister. Allora, adesso come si dice? E tanto godiamoci questa vittoria, un, ecco, un altro respiro di, di sollievo ma sicuramente andare a festeggiare questa vittoria insieme ai ragazzi. Sì, sì, assolutamente. Adesso ritroviamo un attimo la serenità perché il finale è stato convulso, è stato difficile anche per noi. Eh, abbiamo l'Ander che ha fatto l'ultimo errore ma che ci dà sempre tanto in campo, quindi va bene, va bene. I ragazzi crescono, nonostante, ripeto, ovviamente ci siamo allenati poco e male, quindi era importante per noi fare il risultato. Va bene così, continuiamo il percorso di crescita.